Per crescere è necessario liberare le energie creative e innovative che il nostro Paese possiede, affrancare cittadini e imprese dai vincoli opprimenti che ostacolano la libera iniziativa. L'Italia ha molte potenzialità ancora inespresse. Nonostante la crisi, gli imprenditori italiani continuano a investire, innovare, esportare, credere nel futuro. Per questo è essenziale, oggi ancor di più, combattere una cultura che sfiducia chi vuole intraprendere. Occorre scoraggiare l'atteggiamento di ostilità preconcetta di alcuni verso gli insediamenti produttivi. Bisogna rivalutare la figura sociale dell'imprenditore, renderla un esempio da imitare per i tanti giovani di valore che ogni giorno ci guardano. Bisogna far diventare protagonista la passione imprenditoriale.